Allora, Andrea Bosca, attore protagonista del film, della serie Romanzo Radicale, tu interpreti Marco Pannella. È un personaggio abbastanza complicato da interpretare, soprattutto perché è molto recente e quindi è anche difficile cercare di entrare nel personaggio senza ricevere poi alla fine critiche su chi l'ha veramente conosciuto. E quindi ci racconti un po' qual è stato il tuo lavoro sul personaggio? Il mio lavoro su Marco Pannella è stato sicuramente quello di entrare dentro a una figura che tutti conosciamo, ma che in qualche modo poi profondamente invece non abbiamo conosciuto, perché io stesso ho fatto un viaggio per conoscere Marco attraverso le persone. Tutti ti diranno: era così, era cosà, era più alto, era più basso, ma no, ma l'occhio azzurro, ma lui parlava così, fumava così, così cosà. Bene. Perché questo in realtà dentro di me ha fatto un effetto, però poi fondamentalmente bisogna capire l'anima oltre il corpo di Marco, e per fare questo io mi sono proprio visto milioni di ore di meravigliosi filmati, cioè ore non tante perché Marco non è che sempre aveva tutti gli spazi che avrebbe voluto, però l'ho visto tante volte, quindi le ore sono passate, di contenuti Rai piuttosto che documentari, foto. Ho cercato di capire perché Marco faceva quello che faceva, che cosa ha fatto e di farlo. Quindi in qualche modo la trasformazione è venuta poi giorno dopo giorno, ci è voluto tanto tempo, sono dimagrito molto per fare la parte dei digiuni, che erano una maniera di protestare o comunque di combattere, e mi sono sentito in qualche modo legato a lui anche spiritualmente, in qualche modo, facendo prima una dieta molto ferrea, poi proprio alcuni giorni di digiuno prima di iniziare il film. E il film poi è stato un modo di liberarsi di tante cose che avevo accumulato prima. Quindi mentre mi liberavo, in realtà poi loro mi gonfiavano, mi creavano questo Marco con tanti layers, con tanti livelli in più, e finché siamo arrivati anche all'ultimo Marco, quello più grande. Ci tengo a dire, non abbiamo imitato Marco. Non ho mai voluto imitare Marco e Mimmo non me l'avrebbe mai permesso. Ho cercato di essere Marco, per quello che il sottotitolo è Io sono Marco Pannella, perché ho cercato di capire qual era la profondità di Marco, soprattutto. Ok, va bene, grazie mille, in bocca al lupo per l'uscita della serie. Grazie.